Ancora ecco qua sulla sinistra venendo giù per questo vicolo dove inizia il lungo lago, prendendo verso destra inizia il lungo lago e arriva fino giù al centro del paese, qua si interrompe brevemente e riparte quella parte nuova. Vedete qui Rione Borgo, le case più piccole, più vicine le une con le altre rispetto a quelle delle città. Le prime case costruite sul lembo di terra, quindi non avevano le fondamenta, allora erano case fatte quasi tutte a due piani e così molte sono rimaste. Spesso vedete i vicoli che dal centro del paese poi vengono giù verso il lago, proprio perché questi vicoli servivano proprio come raccolta delle acque piovane, che l'acqua non doveva rimanere fra i vicoli proprio perché non avevano le fondamenta. Vedete ad esempio questo qua? Sì. Siamo già di un'altra. Perché mi sono piccola. Da stamattina che mi basta. Ecco, qui prosegue il lungo lago, qui ci sono i giardinetti pubblici per alcuni giochi per i ragazzi, con tavolini per portare da mangiare, tavolini all'aperto. Sulla sinistra, fra queste due barchette verdi, in mezzo c'è una classica barca pitrucana, che adesso non ce ne sono più purtroppo. Questo è legno con le sponde celesti, vedete, bianca con le sponde celesti, la classica barca da passeggio pitrucana. Vedete davanti la prua appuntita, così chi rema faticava di meno, fatica anche di meno perché ancora la usano, e dietro il prendisole. Queste barchette in legno fino a 20 anni fa si trovavano a noleggio, anche a turisti si noleggiavano, poi dopo essendo in legno ogni anno andava una certa manutenzione, allora anche gli abitanti di Pitruco man mano le hanno abbandonate e hanno cominciato a prendere queste in legno, in vetro resina o alluminio. Qui sulla sinistra, questo muraglione fa parte della piazza principale, piazza Orietto Bonanni, dedicata al partigiano Orietto Bonanni, un po' diciamo il centro di Pitruco, dove sopra poi si trova la chiesa di San Francesco. Ecco, da qui in poi praticamente abbiamo Rione città, come vi dicevo prima, la parte un po' più nuova tra virgolette. Le case costruite comunque in un secondo tempo, perché erano le case costruite a ridosso della roccia, quindi non potevano essere costruite quando ancora non c'erano i macchinari adatti per costruirle. Da qua,
Qui sulla sinistra in basso il nuovo lungolago, questa struttura è stata finita di costruire circa 3 anni fa, sopra la strada principale e dietro abbiamo l'abitato di Pitirugo, come dicevo. Volendo si può attraversare il paese di Pitirugo appunto anche dietro a questi vicoli. C'è un continuo sale e scende, dei vicoli fanno come una seconda strada parallela. Qui in basso abbiamo la cooperativa pescatori Pitirugo, tengono muli del lago con la draga che abbiamo visto prima e fanno il vario ripopolamento dei vari tipi di pesci. Qua sulla sinistra, fra queste due case rosa, il vicolo stretto, uno dei tanti che si vede ancora meglio qui, taglia il paese in due e poi viene giù dritto verso il lago, attraversando la strada principale. Qua sulla sinistra il ristorante albergo Miralago, vedete questa struttura gialla e celeste. Sopra la struttura celeste dell'albergo il comune di Terni ha installato queste opere, sono i Turcato, che stanno a indicare Inno alla Libertà, la pace fra i popoli, ognuna di colore e di forma diversa, vanno tutte verso l'alto e terminano con tema diverso, un cuore, una stella e un fiore, sono di questo scultore Giulio Turcato, si chiamano appunto Le Libertà. Allora, bene signori, il giro è terminato, rimanete seduti finché non attracchiamo, grazie di essere venuti e buon proseguimento della vacanza. Arrivederci, grazie mille. Secondo me è quello.
campo con tutte le fasi, ci permetterà di giocare che in pochi giorni quello che abbiamo fatto. Thank you.